I podcast di La 7, ovunque con te, in onda. Buonasera, anche stasera in onda, in diretta con Luca Telese, una giornata insomma un po' difficile, lo avete sentito nel TG, ci ha lasciato Andrea Purgatori, lo ricorderemo e ricorderemo Paolo Borsellino a 31 anni da quella bomba in Via D'Amelio, dove ci aspetta il nostro Danilo Lupo. Commenteremo questo, commenteremo la politica, la giustizia e la memoria con Flavia Perina, che buonasera, ringraziamo, Alfonso Sabella, magistrato, e con il presidente buonasera della l'unico Regione che ci può Liguria, spiegare. Giovanni Toti. Buonasera presidente, e a tra poco, arriviamo subito. L'appuntamento con la morte per Paolo Borsellino è stato organizzato con cura meticolosa durante quei giorni roventi d'estate e messo in atto in via Mariano D'Amelio, questa strada. Con una Fiat 126 come questa, rubata e imbottita di esplosivo, i mafiosi si liberano del loro nemico numero due, che nei 57 giorni dopo la strage di Capaci è diventato il nemico numero uno. A quel furto e a quell'appuntamento lavorano più teste e più mani. Mani di mafiosi, ma anche di uomini delle istituzioni che si daranno molto da fare per nascondere e cancellare prove in uno dei depistaggi più clamorosi nella storia della Repubblica. Buonasera, alle 20.46 l'informazione in diretta della 7 è in onda e potete immaginare che non è una giornata come le altre per noi, ma neanche per voi. Non lo è perché oggi è un anniversario di una strage tremenda, efferata, che impatta anche sul presente, che incide sulle polemiche che riguardano la riforma della giustizia. Non lo è perché Andrea Purgatori ci ha lasciato in questa bellissima comunità che è la 7, però portandoci con quella 126 rossa alle porte della storia. Non lo è perché sta accadendo qualcosa in piazza e noi seguiamo in diretta con il nostro Danilo Lupo, tendendo un filo fra questi lampi della memoria, e non lo è perché volevamo ricordare anche noi un frammento di quest'uomo straordinario. Allora Andrea prendeva la vita a morsi, rideva di tutto, ma aveva quella grande capacità di racconto che ha cambiato per molti il senso di questo mestiere. Io me lo ricordo quando irrompeva nel salone della redazione politica del Corriere della Sera nel 99 e subito iniziava a scherzare, a guardare cosa c'era nelle pagine dei titoli. Sì, c'era il salone dei grandi inviati, c'erano gli Ettore Mo, c'era Terzani, però lui era quello che è sempre stato, cioè uno sempre con le suole di scarpa che camminavano sulle notizie. E allora voglio dire una cosa, un ricordo: se ne andò dal Corriere e in un'istituzione di un giornale così importante tutti dissero ma forse è ammattito, forse è la scelta sbagliata, e invece quella scelta gli ha regalato un'altra straordinaria stagione, la stagione del racconto che noi celebriamo qui questa sera volendoli bene. E continueremo a celebrare dall'altro anche dopo in onda, perché è il suo mercoledì, lo è sempre stato, e quindi dopo in onda ci sarà Atlantide, una puntata che lui ha scelto che andasse in onda stasera e che parla appunto del filo che lega le stragi del 93 ai giorni nostri. Io non ho molto da aggiungere se non una cosa, visto che insomma siamo in un periodo in cui è tutto molto polarizzato, Purgatori ha insegnato tanto ai giornalisti, ma a tutti ha insegnato che si può prendere maledettamente sul serio anche la comicità, e che l'ironia, la comicità, la satira sono modi altrettanto rigorosi di raccontare quello che abbiamo intorno, e che farlo non toglie autorevolezza ai giornalisti che si è e che è stato Andrea Purgatori. Quindi insomma ci ha regalato anche delle pagine divertentissime di televisione, e credo che tutti noi adesso stiamo ricordando almeno un pezzettino del suo Fecchia di Fascisti su Marte e di molto altro. Però mi fermerei qui a dare la parola ai nostri ospiti, perché insomma le vite di tutti si sono incrociate con le storie e il lavoro di Andrea Purgatori. Io comincerei, se è d'accordo, dal dottor Sabella. Vorrei dire due parole su Andrea Purgatori. Io l'ho conosciuto negli
negli anni 90 a Palermo, quando ero pubblico ministero a Palermo, mi fece qualche intervista e devo dire che mi colpì per la sua straordinaria capacità relazionale. Lui riusciva a mettere in relazione fatti senza complottismi stupidi o approssimativi, con una grandissima capacità. Mi colpì anche per il suo modo assolutamente garbato, che era veramente, e per la sua straordinaria onestà intellettuale, cosa, le devo dire la verità, che non è sempre molto comune da trovare in persone di quel livello, in persone di quelle capacità. Allora, sia Flavia Perina che il presidente Toti sono dei giornalisti e quindi bisognerebbe dire anche questo, che per noi non è mettersi una medaglia sul petto, ma avere la fortuna che ha avuto Andrea, cioè di creare addirittura un topos letterario, un termine, il muro di gomma, non l'ha inventato, lo ha individuato, raccontato, tenendo aperta un'inchiesta che tutti volevano chiudere. E quindi dico, se volete ricordarlo, andate a vedere a Bologna quel grande relitto che è diventato un museo con le voci intorno. Ecco, pensate che se quel relitto è uscito fuori dal fondo del mare è anche perché qualcuno ha raccontato su Ustica. Una vicenda giornalistica gigantesca, che è una medaglia al valore per l'intero giornalismo italiano, non soltanto per Andrea Purgatori che la portò avanti. E apparteneva probabilmente a una generazione di giornalisti che ha tenuto sempre insieme l'impegno civile e la passione per la cronaca, la passione per i fatti, perché c'era non solo passione per i fatti, ma anche impegno civile. Poi a me mi veniva da fare un'altra considerazione. Oggi siamo molto abituati a dividere anche i giornalisti nei giornalisti di destra, di sinistra, di centro. Andrea Purgatori non era possibile dargli alcuna etichetta, e forse questa è la migliore dimostrazione della serietà e dell'equilibrio del suo lavoro. Aveva un'etichetta però, Marianna, un'appartenenza molto forte, e io so quanto gli avrebbe alla fatto Roma, piacere certo. Però, il tweet della Roma. Io andrei dal presidente Toti, a cui do del lei, anche se le faccio una domanda da collega, presidente, perché appunto si cercava di mettere insieme le tante qualità e le tante lezioni che Purgatori ha dato non solo a chi questo mestiere lo fa. Allora le chiedo qual è quella che ha individuato lei, la principale. Guardi, è difficile mettere insieme una storia come quella di Purgatori, credo sia un pezzo diciamo d'argenteria pregiata della storia del giornalismo italiano. Da quando era al Corriere. Io lo ricordo e lo voglio ricordare invece che da collega, e francamente non so se ne ho le qualità, da telespettatore, perché credo di essere tra i più e di essere stato, e stasera non mi perderò certamente la puntata che lui aveva scelto, tra i telespettatori più affezionati della sua Atlantide sulla vostra rete, perché non solo era un modo avvincente di raccontare una storia, ma anche di ricordarcela a tutti, anche quelle storie che talvolta dimentichiamo o nel turbinio della vita moderna lasciamo indietro. Lui le andava a raccontare, le raccontava con la capacità giornalistica e anche di intrattenimento da farti stare più di due ore davanti al teleschermo, e alla fine ti lasciava sempre qualche interrogativo per riproporre a te stesso. Quindi credo che da questo punto di vista abbia fatto un gran servizio al Paese, non solo le sue grandi inchieste da Ustica in poi, ma anche l'ultimo periodo televisivo. Lui era un giornalista che veniva dalla carta stampata, non sempre fare carta stampata e fare televisione è la stessa cosa per chi fa il nostro mestiere, invece ha saputo portare la profondità della carta stampata in un linguaggio, quello televisivo, cosa non sempre facile, come sapete bene voi confrontandovi la sera con questo mezzo. Allora, siccome Marianna mi aveva bacchettato, ha detto non un filo di retorica stasera, secondo me siamo riusciti e ancora di più ci aiutano le notizie, ci aiutano le altre suole di scarpe, quelle di Danilo Lupo, che sono lì in mezzo alla storia, in mezzo alla fiaccolata, in mezzo a Palermo, all'anniversario. Danilo, il tuo migliore modo che puoi trovare per ricordare Andrea e metterci dentro questa storia che avrebbe voluto seguire prima del suo speciale. Sì, buonasera Luca, buonasera Marianna e buonasera ai telespettatori. Noi siamo, mentre i fatti accadono, qui a Palermo,
Oggi è il 19 luglio, lo avete detto, è l'anniversario della morte, della strage di Via D'Amelio e della morte quindi di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta. E noi siamo in questo momento nella fiaccolata che ogni anno tradizionalmente da 27 anni a questa parte, diciamo, la destra organizza per commemorare quell'avvenimento. Ovviamente è una fiaccolata particolare questa, perché ovviamente le questioni della giustizia, della sicurezza, il 41 bis, l'antimafia sono diventate terreno accesissimo, caldissimo di scontro politico, e non è un caso se stasera oggi è stata anche la giornata di un duello a distanza. Stamattina è venuta la Presidente del Consiglio Meloni, che normalmente a questa fiaccolata partecipava ma stasera non ha partecipato, e dopo vi spiegheremo il perché. E nel pomeriggio, mattina e pomeriggio, c'è stata Elly Schlein, cioè la segretaria del PD. Un duello a distanza a Palermo sui temi della sicurezza e della legalità. Ovviamente, che clima c'è? Due, perché ogni anno quella piazza diventa... Che clima c'è in piazza? Allora, in Te lo faccio vedere, Luca, perché è oggettivamente molto suggestivo, perché sicuramente il corteo è partito da Piazza Vittorio Veneto, che è un po' il concentramento tradizionale della destra qui a Palermo, ogni anno si fa. È un corteo silenzioso, con le fiaccole accese, molti giovani di Gioventù Nazionale, cioè della giovanile di Fratelli d'Italia. In prima linea ci sono ovviamente i dirigenti, c'è la Presidente della Commissione Antimafia, l'onorevole Chiara Colosimo, il Ministro Abodi, il Sottosegretario Andrea Del Mastro delle Vedove, ma soprattutto c'è molto silenzio e anche rispetto. Devo dire, parlando con le persone prima dell'inizio della fiaccolata, un filo di amarezza per il fatto che oggi la Meloni sia stata a Palermo e che poi però sia ripartita senza parteciparvi, quello è così, si percepiva. La Meloni ha spesso dichiarato, no, di aver iniziato il suo cammino politico proprio in conseguenza alla morte di Paolo Borsellino. E Paolo Borsellino, che era una figura strana, atipica, perché è una figura sicuramente culturalmente di destra, e però su cui le agende rosse, tutto un vasto movimento, ha impiantato una narrazione anche molto orientata, no? In qualche modo a sinistra. E quindi si capisce che c'è un clima anche caldo, e si temeva lo scontro. Non a caso le due manifestazioni, quelle di Libera, Arci, CGL e Agende Rosse, si sono tenute in una Palermo caldissima, oggi tra le 3 e le 6. E invece Danilo, questa manifestazione clip, si tiene tra le 8. La clip del tuo incontro con Giorgia Meloni, che parla proprio di questa mancata partecipazione alla fiaccolata. Vediamola e poi la commentiamo insieme. La polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di contestazioni per ragioni di ordine pubblico, che è una notizia inventata, ma soprattutto chi è che dovrebbe contestarmi esattamente? Perché la mafia mi può contestare, quello sì, la mafia mi può contestare, non so se le persone, diciamo, che in buona fede combattono la mafia possano contestare un governo che come primo atto ha messo in sicurezza il carcere ostativo, che sotto la cui guida i risultati, voglio dire, in tema di contrasto arrivano. Allora, abbiamo due opinionisti forti, ma Alfonso Sabella è l'unico che può spiegarci perché questa disputa non è bizantina. È l'unico che è riuscito a farmi capire oggi perché quella che viene chiamata tipizzazione, cioè la scrittura di un articolo che spiega cos'è l'associazione concorso esterno in un'associazione mafiosa, in realtà potrebbe essere addirittura una specie di effetto domino retroattivo che cancella tutte le pene già comminate. Ovviamente. Lo spieghi bene come ha fatto con me. Ci provo. Innanzitutto dobbiamo dire che il 110-416 bis, il reato di concorso esterno all'associazione mafiosa, non è un reato che non è previsto dalla legge. È previsto, come dalla legge? È previsto dall'articolo 416 bis e dall'articolo 110, che punisce il concorso in tutti i tipi di reati e non distingue tra reati di qualunque tipo. Tutti possono concorrere in un reato commesso da altri. L'esempio banale che si può fare: se io do la pistola al mio amico che deve fare un omicidio e quello può fare l'omicidio, io concorro nell'omicidio, non reato di disincendiare, anche se non è, vabbè, lasciamo stare la mafia. Il problema qual è? Se tu
abolisci, e non vorrei dare suggerimenti su come farlo, perché al governo o al Parlamento, se tu abolisci o inserisci nell'articolo 110, quello che prevede il concorso, una norma che dice queste disposizioni non si applicano ai reati associativi, quindi al reato di 416 bis, che cosa hai determinato? Hai determinato un abolizio criminis che avrà degli effetti, una cancellazione del reato che avrà degli effetti anche sulle condanne già avvenute. L'articolo 2 del codice penale prevede che nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce più reato, cioè se il legislatore ritiene che non ci sia più un disvalore penale di quella condotta, anche le condanne precedenti andranno cancellate. Quindi allora c'è stata qui condanna, ci devi dire le altre due cose che ha detto, cioè siccome c'è questo penali, effetto retroattivo, o lo scrivi benissimo oppure toccarlo come è accaduto in altri casi vuol dire cancellare, devastarlo, sarebbe devastante, perché se c'è una continuità. Molte volte è capitato che si siano modificate delle leggi, secondo la Cassazione c'era una continuità criminale in questa, e c'era una continuità legislativa nel punire quella condotta, quindi non è successo assolutamente nulla. Tu lo puoi anche tipizzare, io non sono contrario a tipizzare il reato di concorso esterno a un'associazione mafiosa, attenzione, anche perché parliamo chiaro, la nostra legislazione in materia di reati associativi, fatto salvo per quello che abbiamo fatto per il terrorismo e per l'introduzione del 416 bis, di fatto risente del periodo in cui il codice penale è entrato in vigore, che ricordiamolo, era il periodo del brigantaggio, il periodo degli anni 30, quindi la stragrande maggioranza delle norme sono previste per punire fenomeni che oggi non sono più attuali. Quindi tipizzare il reato di 110-410 bis non è una chimera, un'assurdità, forse dopo 30 anni di applicazione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità ci si potrebbe essere, ma è pericolosissimo. Bisogna capire come. È pericolosissimo, perché basterebbe spostare una parola, metterla al posto di un'altra, perché tu è già accaduto con un reato molto importante. Quello del voto... No, quello che è accaduto è per esempio il reato di scambio elettorale politico-mafioso, ci hanno messo mano, quel è reato scomparso. Che l'hanno reso talmente difficile che è inapplicabile. Ma ora che abbiamo gli strumenti anche giuridici per capire di che cosa si sta parlando e su che cosa le fazioni che si sono create in questa settimana da quando il ministro Nordio ha appunto ventilato questa, non la volontà, ma l'ipotesi di una rimodulazione del concorso esterno, posso andare dal Presidente Toti per chiederle se dopo le dichiarazioni di oggi, molto anche perentorie di Giorgia Meloni a Palermo, no? sul Ministro Nordio e sulle le reali intenzioni del Governo sul tema, se possiamo considerare chiusa questa pagina, o se per esempio in Forza Italia c'è chi vorrebbe invece proseguire con questa intenzione, o se invece appunto la polemica è destinata a proseguire magari per dinamiche interne alla maggioranza. Ma guardi Aprile, non so cosa voglia fare francamente Forza Italia, le posso dire la mia opinione. Tanto ho condiviso, devo dire, per partire, la scelta di Giorgia Meloni di tenere un ruolo assolutamente istituzionale in una giornata che è patrimonio di tutto il Paese, quindi di non partecipare a manifestazioni che avessero un marchio di partito, anche assolutamente evidentemente legittima, ma questo è il mio modo di di interpretare un ruolo istituzionale e evidentemente anche il suo, così importante come quello del Presidente del Consiglio. Ha partecipato a celebrazioni che erano di tutti, delle istituzioni, che non hanno un colore politico, finito il giorno delle elezioni, ha evitato ovviamente di alimentare anche eventuali, non dico contestazioni perché non credo ci sarebbero state, ma anche nasi storti rispetto ad avere in qualche modo partecipato a manifestazioni che non avessero il crisma dell'ufficialità istituzionale, e credo che sia un buon modo di interpretare il ruolo. Sui reati di cui stavate parlando, io rilevo, e non sono un esperto giurista evidentemente, che il loro contorno è assai vasto e molto discrezionale, questo va abbastanza detto, e ritengo anche che il nostro codice abbia una serie di reati tipizzati e anche di evidentemente aggravanti, attenuanti e considerazioni che il magistrato aggiuntivamente a quei reati può fare. Vede, normalmente, ora posso anche semplificare l'argomento,
argomento, ma nessuno finisce all'ergastolo perché è mafioso, normalmente finisce all'ergastolo perché uccide, perché ricatta, perché spaccia cocaina, perché ha una serie di comportamenti tipicamente criminali, con l'aggravante di farlo in associazione, con l'ulteriore aggravante che questa sia un'associazione di tipo mafioso e quant'altro. Adesso, io credo che ci sia, come si dice, il concorso in un reato, ci sia, e quindi l'essere associato la mafia in qualsiasi forma comporti, visto che la mafia compie una serie di reati, avere ovviamente una condanna per concorso in un reato. L'ulteriore tipologia di concorso esterno, in qualche modo, come si dice, nell'incastro giuridico, a me non risulta così facile da comprendere, cioè temo che possa essere in sé, capisco il senso e ne capisco anche l'utilità, però temo che sia molto difficile interpretarla per una corte di giustizia. Beh, abbiamo 30 quindi lei sarebbe anni di interpretazione ormai. Scusa, molto consolidata. Quindi lei sarebbe per una tipizzazione, mi sembra di poter dedurre, come Forza Italia, che appunto citavo prima come componente interna del governo, non come suo partito d'appartenenza. No, io penso che, come dire, quando mettiamo mano alla riforma della giustizia ci sono temi certamente più importanti che riguardano sia la giustizia penale sia la giustizia civile di questo Paese, però non trovo scandaloso pensarci in qualche modo. Allora, Flavia Perina, tu sei qui per il tuo acume di opinionista, ma anche per la tua memoria, capacità di racconto. Oggi ovviamente abbiamo fatto tutti un salto, la mattina quando ci scambiamo nelle chat i temi di cui parleremo, gli articoli, leggendo sulla prima pagina del Corriere della Sera, quell'editoriale, perché lo definirei così, una lettera aperta, certo, di Giorgia Meloni, in cui ancora e ribadisce veramente la radice storica del suo impegno ideale politico, legandolo alla memoria di Borsellino. Allora vanno aggiunte alcune cose che sono importanti, cioè che Borsellino ovviamente era stato nel FUAN, che era l'organizzazione degli studenti del fronte della gioventù legato al movimento sociale, che partecipò a un convegno importantissimo anche quando era ai vertici del PUL, che riuscì a mantenere questo equilibrio straordinario, cioè essere servitore dello Stato, avere le sue idee, ma per questo è molto amato da quella comunità e per questo quella fiaccolata è un rito a Palermo. Allora, come spiegheresti, diciamo, questa collisione fra memoria e identità che dentro la lettera della Meloni oggi era evidente? Non vedo una collisione, io sì, penso che Meloni dopo la collisione, quella sì, tra le dichiarazioni di Nordio e la sensibilità del suo mondo, perché quella è la collisione, abbia voluto formalizzare in qualche modo la sua linea sul tema della mafia e della memoria di Borsellino. E lo ha fatto utilizzando un giornale, lo ha fatto con le dichiarazioni dei giorni precedenti sul reato specifico di concorso esterno in associazione mafiosa, lo ha fatto con le dichiarazioni oggi a Palermo, rispondendo, quindi sono giorni che Giorgia Meloni lavora appunto per sanare gli effetti della collisione generata da Nordio e penso che con la giornata di oggi in qualche modo abbia voluto chiudere definitivamente questo capitolo, anche con il ricordo, sono cose che non sono state dette, ma la revisione del concorso esterno in associazione mafiosa non è mai stata nel programma di questo governo, non è mai stata citata, anzi Giorgia Meloni credo che sia stata forse il solo Presidente del Consiglio che nel suo discorso di presentazione del programma alle Camere ha citato proprio Borsellino la lotta alla mafia di Falcone e Borsellino come faro della sua futura azione di governo. Quindi, diciamo, tutto quello che poteva essere fatto a parole è stato fatto. Io penso che dietro questa vicenda ci sia altro. Qua è evidente che l'agenda giustizia del governo in qualche modo è oggetto di un contrasto e di una trattativa. È territorio di scontro, perché è un'agenda probabilmente che a suo tempo... Quindi era, diciamo, stata fra chi e chi, anche tanto tu i nomi li fai tra sempre. Il mondo di Forza Italia, ecco, e tra il mondo berlusconiano e il ed mondo è finita questa guerra della destra. È una contesa, non è una guerra. Diciamo, Nordio arriva al Ministero della Giustizia perché è l'unico nome che può passare sotto le forche caudine di Silvio Berlusconi, che voleva un uomo suo in quel Ministero. Ci arriva dopo un incontro
personale riservato con Berlusconi a quattro occhi, in cui probabilmente concordano delle cose. Adesso che Berlusconi non c'è più, la contesa sull'agenda giustizia del governo, a mio giudizio, si è in qualche modo riaperta, perché il mondo di Forza Italia vuole garanzie su delle cose e non so fino a che punto le abbia ricevute. Io però vorrei rimanere solo un secondo su Flavia Perina prima di ascoltare cosa ha detto Giorgia Meloni stamani proprio su questo, però proprio per come dire, sfruttare biegamente la tua memoria su come si è formata l'identità del partito di Giorgia Meloni e quindi di Giorgia Meloni, perché appunto hai parlato di uno scontro sull'agenda della giustizia all'interno del governo tra berlusconiani e non, e però all'epoca, diciamo agli esordi, Giorgia Meloni con Berlusconi ci ha fatto alleanze, ci è rimasta quando Fini, certo, si staccò, e proprio sui temi della giustizia Fini si staccò. E quindi come si tiene insieme questa forte identità che viene rivendicata ancora oggi per sedare le polemiche e quel pezzo, senti, di storia? Te lo dico con un'immagine. Sì. Tra quelli che dicono, ma che dicevano, Mangano è un eroe, e i ragazzi di Palermo che ancora oggi, dopo 28 anni, vanno in piazza con la maglietta meglio un giorno da Borsellino che 100 anni da Ciancimino, non c'è una possibile linea d'incontro. Giorgia Meloni, quando era capo di un piccolo partito del 3-4% o comunque di un partito modesto che era un po' la Cenerentola della coalizione, perché la Lega aveva più potere e Forza Italia era straripante, si è adeguata, così come tutta la destra si è adeguata a momenti, a strappi sul tema della giustizia, leggi ad personam, leggi piuttosto complicate, perché non aveva la forza anche numerica per mettersi di traverso o per trovare una linea differente, anche se molto è stato fatto. Io ricordo ad esempio la famosa legge Cirielli, non so se qualcuno ne ha memoria, poi diventava ex, la dovettero chiamare ex Cirielli perché Cirielli gli volò contro, quindi qualcosina qualcosa successo in Cirielli mezzo, è da letteratura. Però ricordiamo, hai citato grazie Flavio, hai citato Giancimino, ricordiamo che il concorso esterno all'associazione mafiosa per la prima volta fu da Giovanni Falcone, certo, proprio per questo indagare Ciancimino. Per dire il benchmark, però vediamo cosa ha detto Giorgia Meloni proprio su questa questione e poi proseguiamo il giro di approfondimento. Ci sono state le parole di Nordio, ci sono state le parole anche di Marina Berlusconi che hanno trovato eco, no, in Forza Italia rispetto alla inchiesta della Procura di Firenze. Lei si sente di dare un consiglio alla sua coalizione? Guardi, adesso con tutto rispetto non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico. Per quello che riguarda Nordio, io ho già, diciamo, in generale, secondo me, le cose che si vogliono fare si fanno e non, del resto si può evitare di parlare, nel senso, Nordio ha risposto a una domanda in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ma lo stesso Nordio ha detto da subito che non era una cosa prevista nel programma di governo del centrodestra, e infatti non c'è, e infatti non c'è stato alcun provvedimento preso su questo. Danilo Rupo, ci dai anche solo un aggiornamento metrico, visto che stai camminando, sei nella fase suolo e scarpe, sì, fra quanto si arriverà a Via D'Amelio? Io credo che arriveremo in Via D'Amelio all'incirca fra un quarto d'ora, lì poi è previsto sostanzialmente il momento del silenzio e l'inno di Fratelli d'Italia, ovvero l'inno, chiedo scusa, non di Fratelli d'Italia, è l'inno Fratelli d'Italia. Cioè l'inno Fratelli d'Italia, ecco, per mantenere gli articoli che ci salvano dal conflitto di identità. Esatto. Grazie, ci ricolleghiamo. Giovanni Toti, allora se le cose, accetti la versione, diciamo, politica, l'interpretazione politica dato Flavia Perina, e tu sei, tra virgolette, come ipotizzava Marianna, fra coloro che vorrebbero, che tirano da quella parte, diciamo, dalla parte di Nordio? Beh, io trovo che Nordi abbia fatto un ragionamento francamente condivisibile, poi dopodiché sarà la maggioranza parlamentare, la maggioranza che sostiene il governo, a vedere se ci sono le condizioni perché questo sia oggetto di revisione, rientri in una riflessione di tipo governativo, la lascino al Parlamento, non se ne faccia assolutamente niente, questo non so dire. Certamente la coalizione di centrodestra, ma credo tutte le coalizioni, insomma, nel nostro Paese hanno sensibilità
diverse dalla giustizia, il partito di Giorgia Meloni ha storicamente, diciamo, un atteggiamento nei confronti, un'attitudine, diciamo così, della giustizia e in particolar modo del diritto penale che è certamente, come lo vogliamo dire, per farci capire, più muscolare da un punto di vista dell'approccio rispetto a quello di Forza Italia, che è storicamente un partito che si basa sul liberalismo economico e sul garantismo giudiziario, cioè l'idea del meglio un colpevole fuori che un innocente dentro e una costruzione del processo penale tale che garantisca l'imputato in estrema, nella misura più estrema, è da sempre una delle, diciamo, delle bandiere del liberalismo di destra, impersonificato prima da Forza Italia, con tutte le sue sfaccettature nel PDL, lo scontro confini che avete poi in qualche modo, che in qualche modo ricordato, che questo poi si sia incastrato anche col tema del conflitto di interessi, del tema della legge ad personam, della persecuzione giudiziaria, tale io la ritengo in taluni, anzi nella maggior parte dei casi, di Silvio Berlusconi. Questo è stato un tema in più, diciamo, che la, la fermo proprio su questo, Presidente, perché appunto il tema della persecuzione giudiziaria vera, presunta o parziale di Silvio Berlusconi in questi anni è stato sostanzialmente, a proposito dei terreni di scontro, quello elettivo dello scontro elettivo tra politica e magistratura. E proprio oggi, per aggiungere una notizia alle tante di questa giornata, il Presidente Mattarella ha rimandato alle Camere la riforma della giustizia firmata Nordio, di cui noi abbiamo uno splendido cartello riassuntivo che adesso, ecco, madonna la velocità, grazie, che ci riassume i punti principali di questa riforma. Ora, al di là del fatto che, l'abbiamo detto tante volte anche qui in onda, molti di questi punti sono, diciamo, identitari, sono delle bandiere, sono nel programma elettorale della maggioranza fin appunto dalle elezioni del settembre scorso, io chiedo invece un parere tecnico a Alfonso Sabella e va bene, tutto questo ok, ma per il funzionamento della giustizia cosa manca in quel cartello? Perché tutto. Funzionino i tribunali? Perché tutto. Per parlare di riforma della giustizia col cambiamento di 4 norme mirate in relazione ad alcune vicende di, permettetemelo di dire, di pancia più che riguardano realmente i milioni di utenti della giustizia, cioè in questa non è una riforma. Diciamo che il solito intervento chirurgico a macchia di leopardo, da cui come tanti a cui abbiamo assistito dall'entrata in vigore del codice di procedura penale fino ad ora, ma non è certamente una riforma. Una riforma della giustizia seria. Cosa manca? Ma manca tutto, cioè manca le condizioni per poter lavorare, cioè io obiettivamente oggi che faccio il magistrato e che metto la mia faccia sotto la scritta la legge uguale per tutti, io mi vergogno perché il servizio che stiamo dando ai cittadini è un servizio pessimo, perché purtroppo abbiamo fatto tanti di quegli interventi non organici sul sistema giudiziario da averlo devastato. Io parlo dello sistema penale, quello civile. Senta Sabella, a proposito della nostra comunità, ma ci rendiamo conto che oggi gli ascoltatori ieri hanno sentito un accalorato Corrado Formigli che ha detto proprio questo, cioè per uno che entra al tribunale e non vede luce nel suo processo, questi reati il suo processo non contano niente, perché non si accorcia la durata di pubblicazione di un'intercettazione telefonica che magari in cui che si poteva probabilmente evitare, ma che riguardano due, tre persone, i milioni di persone che questi reati che si toccano sono quelli che riguardano l'elite, la classe dirigente, ma non il popolo dei tribunali. Assolutamente. Io veramente, lo ripeto, certe volte mi vergogno, perché non riuscire a dare delle risposte decenti ai cittadini che entrano in un palazzo di giustizia ritenendo di trovare giustizia, ma trovano semplicemente situazioni farraginose, una logistica di cui solo vergognarsi. Ma queste cose non interessano a nessuno, sono anni che non interessano a nessuno. Quindi, guardi, esco adesso dal tribunale, l'applicazione della riforma Cartabia sulle videoregistrazioni eccetera eccetera, hanno fatto un pasticcio da paura, perché dice che ci sono i soldi del PNRR, non c'è manco un server dove riversare le registrazioni delle video, delle video riprese. Le racconti queste cose, le dobbiamo raccontare. Il codice penale come è ridotto adesso,
questo. Noi si rende conto che si rischia di più per partecipare a un rave party che se io mi metto a sparare con un Kalashnikov in Piazza del Popolo. No. Ma è così! Ma no, quanti anni? Facciamo l'esempio. Il minimo sono 3 anni, lì sono 2 anni più quella, la multa. Se sparo, no, sparare è punito con 30 euro di multa, forse 300. Sparare la detenzione del Kalashnikov, arma da guerra, il porto è punito con un minimo di tre anni di reclusione. È meno grave un Kalashnikov con rave party. Ma noi perché non abbiamo avuto mai una revisione organica? Cioè, il ministro ricordava una volta che lui aveva fatto parte, anzi era il presidente, di una commissione per la riforma. Ma vogliamo fare una vera riforma della giustizia? Ci volete dare degli strumenti da lavorare? A me non interessa nulla. Io guardi, le dico, faccio una provocazione. Io sono favorevole, introducete reintroducete l'autorizzazione a procedere e estendetela pure ai sindaci. Però per il resto fateci lavorare. Però non rompete. Fateci lavorare. Bellissimo, l'emendamento Sabelli. Sì, veramente, quello. Pure i sindaci, a 100 persone a vostra scelta, a 1000 persone a vostra scelta all'anno. Io però... Fateci lavorare. C'è l'immunità della scheda. Quando vado in tribunale posso dare una risposta ai cittadini che vengono in quel luogo. Flavia Perina, molto velocemente perché stiamo finendo il tempo, ma così una domanda retorica, temo, ma si creeranno mai le condizioni per fare una commissione che tenga insieme politica e magistratura per farla davvero la riforma? Magistratura, avvocati, operatori del diritto, cancellieri. Tutti dentro, così li dicano proprio tutti dopo. La giustizia oggi, io non sono una tecnica, ma ho la sensazione che servano soprattutto risorse. Servono i soldi, perché le riforme a costo zero servono risorse per la logistica dei tribunali, per il personale, per gli stipendi del personale, dei magistrati, per fare i concorsi, per assumere altra gente. Il PNRR in questo senso era un'occasione, perché c'è un capitolo Fagli dove... è passato però. Non sappiamo, sarà rivisto. Io non ho capito come hanno speso questi soldi. No, ma non sono stati ancora le casse da gaming da 5 euro nel computer. Questo è il problema. Quelle con le lucine vere, con i led, mi vergogno veramente. Archeologia. Toti, ma lei questo grido di dolore, però anche un'invettiva pacata e lucida contro la politica che agisce per sé, di Sabella, siccome onesto, sei onesto, lo raccogli? No, io probabilmente la penso all'opposto del dottor Sabella, ma certamente la politica ha tutte le colpe, perché è la politica che alla fine deve decidere, sono le Camere del Parlamento che devono decidere, e se le cose non si fanno, evidentemente si fanno male, la colpa è assolutamente della politica. Dopodiché io penso due cose molto semplici. La politica, è vero, è intervenuta a spot sui nostri codici, molto spesso sbagliando, perché anziché dare le risorse per applicare le leggi che ci sono, ha applicato, non potendole applicare, non avendo le risorse, il sistema della grida manzoniana, aumentando le pene, facendo delle cose a volte anche stravaganti, come dire, forse basta come deterrenza, visto che tanti poliziotti, magistrati, cancellieri non riescono a metterli a posto, facciamo così, come la finzione dell'obbligatorietà dell'azione penale che rende tutti i reati uguali di fronte al povero PM che se li vede arrivare sulla scrivania. Sono tutte cose strutturali su cui ha perfettamente ragione. Poi se entriamo benissimo nel merito, allora torniamo al nostro canone, torniamo ad Andrea. Torniamo ad Andrea subito, prima però farei un passaggio rapidissimo su una buona notizia, che almeno una ce n'è, è arrivata in serata. Patrick Zaki è stato graziato dal Sisi, domani sarà in Italia, l'ha annunciato Giorgia Meloni, e siccome ieri avevamo giustamente molto rimarcato l'assurdità di quella condanna a 3 anni, oggi siamo felici di darvi questo aggiornamento nel caso vi fosse sfuggito. Lo avevamo capito nel frattempo, dal comunicato della Meloni. Nel frattempo però vediamo un assaggio, lo facciamo anche per il Presidente Toti che è un assiduo spettatore di Atlantide, vediamo un assaggio di quello che andrà in onda dopo di noi, dietro le stragi di mafia 1993-2023, un pezzettino di Andrea Purgatori. Così resta. Forse lo schema dei mandanti ed esecutori è troppo semplice, semplicistico per spiegare cosa sia accaduto davvero in quegli anni in Italia che hanno segnato e disegnato tragicamente anche il nostro presente. Le responsabilità penali, se ci sono, vanno dimostrate nelle aule di giustizia ed è quello che si aspettano i familiari delle vittime delle stragi e anche l'opinione pubblica che guarda all'inchiesta tuttora in corso presso la Procura della Repubblica di Firenze sulle bombe del 93 e 94.
ma la storia è sotto gli occhi di tutti e poi ciascuno di noi potrà fare le sue valutazioni. Come diceva Antonio Gramsci, il vecchio mondo sta morendo e quello nuovo tarda a comparire. In questo chiaroscuro nascono i mostri e noi di mostri in questi 30 anni ne abbiamo visti. La notte del 27 giugno del 1980, due punti. C'erano 69 adulti e 12 bambini che tornavano a casa, virgola, che andavano in vacanza, virgola, che leggevano il giornale, virgola, o giocavano con una bamba, punto. Quelli che sapevano hanno deciso che i cittadini, virgola, la gente, virgola, noi non dovevamo sapere, due punti. Hanno manomesso le registrazioni, virgola, cancellato i tracciati radar, virgola, bruciato i registri, virgola, hanno inventato esercitazioni che non sono mai avvenute, virgola, intimidito i giudici, colpevolizzato i periti, punto. E poi, virgola, hanno fatto la cosa più grave di tutte, due punti. Hanno costretto i deboli a partecipare alla menzogna, virgola. Abbiamo voluto regalarvi quest'altra perla che in fondo è un'anticipazione, era il muro di gomma di Marco Risi che vedremo in una di queste serate estive, di cui Andrea Purgatori era lo sceneggiatore e qui aveva messo se stesso raccontando una scena che era veramente accaduta. I pezzi si dettavano con i punti, le virgole e ascoltare la propria voce era un modo per vigilare anche sulla propria prosa. Marianna, chiudi tu questa puntata che... Chiudo io ringraziando Flavia Perina, Alfonso Sabella e il Presidente Toti per averci aiutati a cucire questa giornata un po' difficile che aveva tanti piani di racconto. E domani racconteremo quello che lupo sta Il migliore di tutti a raccontare era Andrea Purgatori, quindi non perdetelo adesso con Atlantide e domani ci vediamo qui con Luca Telese, Danilo Nuvo, i loro racconti e tutta la squadra di Nonda che vi aspetta. A domani. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.